Sono contento che c'è una ciurma di gente che fa musica a casa, che registra e va avanti per la propria strada. Finalmente anche qui in Italia le persone ripartono con la voglia di fare. E molti di voi mi scrivono spesso che registrano canzoni cover o canzoni proprie, ognuno con le proprie attrezzature, totalmente diverse uno dall'altro, ognuno con le proprie scelte e le proprie idee. E in molti mi chiedono: che ne pensi? Come va secondo te questo che ho registrato? Io ho usato questo, questo, questo e quello. In realtà però, ascoltandole, più che il problema di cosa abbiamo usato, sento spesso alcuni pattern che si ripetono tra tutte queste canzoni, che le allontanano da quel suono pro che hanno la maggior parte delle canzoni in commercio e che per la maggior parte di queste cose sono facilmente evitabili o risolvibili, ma a cui in pochi fanno caso, perché altrimenti l'avrebbero già messe a posto. Oppure pensano che sia proprio quello il modo adatto di ottenere quella cosa che hanno in mente, mentre è proprio quel modo di pensare che vi allontana da quella sonorità che vi gira nella cabeza. E quindi in questo video voglio darvi questi piccoli suggerimenti che, anche se non sono cose complicate, se le cambiate, vi faranno fare da così a così. Andiamo. Ehi, ciao, io sono Red. Più vado avanti e più ricevo messaggi di molte persone che fanno musica. Alcune non sono più neanche in Italia, qualcuno vive in Spagna, qualcuno vive in Germania, in Russia. Addirittura ho conosciuto qualcuno anche da Malta. Non ho mai conosciuto qualcuno da Malta. E molti di questi hanno anche veramente delle belle idee, ottime espressioni e delle buone potenzialità. Solo che, come si dice spesso, se la band o l'artista cantano e suonano bene, nella mente delle persone rimane una bella impressione. Mentre se la registrazione è fatta male o anche la live performance non si sente bene, nessuno dice che la registrazione stessa ad essere stata fatta male, o magari il fonico ad aver fatto un cattivo lavoro, o il sound engineer, come lo chiamiamo adesso, ma tutti dicono che è colpa comunque dell'artista o della band che fa E quindi andiamo su una serie di cose che possono portare ad un altro livello ciò che state registrando. Almeno eliminiamo l'intoppo di non fare una bella impressione solo perché l'audio non è chiaro e trasparente. Non ve le dico in fila queste cose perché realmente l'ordine da seguire sarebbe un po' diverso, ma voglio partire da quelle cose che sento più spesso e che secondo me andrebbero cambiate. La prima cosa è il volume della voce principale, sempre troppo dentro, sempre troppo basso. Capisco il ben mixato alla base, ma la voce non è un ornamento, non sono i fiori dentro casa, è la cosa predominante. Quindi se la voce non si sente, la melodia non si sente, le parole non si sentono, la base in sé ha poco senso. Potrei prendere una base famosa di una canzone famosa, cantarci qualche altra cosa sopra e andrebbe bene uguale, perché è la voce che fa la differenza, non la base. La base in sé è relativa, è chiaro che deve essere fatta bene, ma se la voce non si sente, non c'è la canzone, è quella che si imprime nella nostra mente. Quindi a questo punto, come mettiamo il volume della voce? La tiriamo un pochino più su di tutti gli altri strumenti, più o meno insieme alla batteria, che è uno strumento percussivo e che quindi di suo ha bisogno di un pochino più volume. Poi chiaramente ogni canzone è a sé stante, ogni canzone ha un'impronta diversa, però nella musica pop la voce è predominante, è lei che ci dà il messaggio, è lei che ci fa sentire la melodia, è lei che ci fa sentire le parole, ed è per quello che ascoltiamo una canzone di musica pop. Non deve diventare uno strumentino in mezzo all'arrangiamento, ma deve essere predominante. Spingete un po' su questa voce. Seconda cosa, il volume del reverbero della voce troppo alto. Non è il Papa, quindi a meno che vogliate fare lui nella Basilica di San Pietro, il volume del reverbero va un pelo più giù della voce principale, è la voce che è predominante. E se c'è qualcosa che non vi piace, non è aggiungendo il formaggio sulla pasta che la pasta si aggiusta. C'è un problema prima. Magari è il suono di quel microfono che non funziona. Magari abbiamo equalizzato male. O magari è cantato male. Facciamo suonare già bene questa voce, già senza reverbero. Il reverbero non risolve nulla, piuttosto impasta tutto, un po' come fanno gli americani quando mettono la panna ed il formaggio un po' da tutte le parti. Terza cosa, base a tempo e ritmica definita. Nella maggior parte della musica pop, la canzone di musica leggera, oppure come la chiamano quelli più con la puzza sotto il naso, le canzonette,
che poi sono proprio quelle canzonette che hanno cambiato anche il loro vissuto. Ma vabbè, qui andiamo troppo sul filosofico, il video durerebbe 4 ore. Dicevo quindi che nella maggior parte della musica pop le note, la ritmica e tutto quanto è sempre bello a tempo preciso, mentre spesso sento gli strumenti che vanno ballando ubriachi, che chiaramente, oltre a non funzionare per se stessi, tolgono anche l'attenzione a tutto il lavoro fatto sul songwriting, quindi sulla scrittura della melodia, delle parole, degli accordi scelti, che poi anche lì a volte ci sono delle scelte un po' strambe, ma capisco che quella è una questione più artistica, quindi lì non mi pronuncio. Ma perlomeno fate andare tutto a tempo, fate avere alla canzone una ritmica ben definita, una buona forma, in modo che chi l'ascolta si possa focalizzare sulla bellezza della canzone e non essere distratto dai minimi errori che ci sono qui e là. 4. Troppi bassi sui suoni singoli e sul master generale. Ce ne sono sempre troppi di bassi. Pensiamo che quel bel suono pieno e ricco sia formato da tanti bassi, in realtà è solo la nostra percezione. Un suono pieno lo si ottiene svuotandolo e cercando di farlo funzionare insieme a tutto il resto. È insieme al resto che deve suonare bene, non da solo. Una voce non è piena di bassi, altrimenti non esce. Una chitarra o le chitarre in generale non sono piene di bassi, altrimenti si impappa tutto. Chi ha veramente i bassi? Sono gli strumenti che si sviluppano in basso. Quindi nella musica pop in generale, poi insomma ci sono sempre le eccezioni, ma nella musica pop sono il basso e la cassa, e che sono già strumenti che si sviluppano in basso, quindi non c'è bisogno di accentuarli più di tanto. Bastano 2-3 piccole modifiche per farli stare insieme ed il gioco è fatto. Quindi abituatevi ad ascoltare dei suoni con pochi bassi, dei suoni più leggeri, più asciutti, e non quei suononi con dei bassoni tremendi che sembrano dei pachidermi, degli elefanti che cercano di muoversi, perché poi quando li mettete insieme a tutto il resto succede l'ambaradan e la qualità finale non avrà assolutamente nulla a che vedere con quello che ascoltate tutti i giorni e con quegli artisti che tanto vi piacciono. 5. Fare dei giri strani con i segnali audio. Lo vedo fare spesso, anzi lo sento fare spesso. Non fate fare dei giri strani ai segnali. Andate dritti sulla scheda audio, perlomeno all'inizio, quando non sapete ancora cosa succede in ogni singolo punto del collegamento. Altrimenti vi ritrovate frusci, ronzi, suoni strani e sbilanciati. E lì pensiamo che la nostra attrezzatura non sia buona. La nostra scheda audio non è buona, il nostro microfono non è buono, la nostra chitarra non è buona, il nostro cavo non è buono, mentre realmente è solo colpa nostra. Cercate di registrare in maniera dritta, semplice e naturale. Poi a fare i cambi c'è sempre tempo, ma perlomeno sappiamo che il suono principale è stato registrato bene e quindi ha una buona qualità. Se fate tutte queste modifiche a tutto ciò che date in pasto alla vostra scheda audio e al vostro programma, vedrete che ogni canzone, ogni registrazione inizierà a riprendere vita e uscirà fuori gloriosa come non mai. E voi sarete molto più felici e i vostri amici a cui la fate ascoltare magari non diranno semplicemente «Ah, fammela ascoltare, sai, è un mio amico, altrimenti ci rimane male». Ma saranno proprio loro, già dalle prime note, già dai primi suoni, ad essere interessati e ad ascoltare quello che viene dopo, perché l'impatto è diverso. Facendo una piccola analogia, se vediamo una bella ragazza passare per strada, nel mio caso una ragazza perché sono uomo ed etero, se ha un bello aspetto, probabilmente saremo molto interessati a sapere chi è, cosa fa, dove va, cosa mangia, dove vive, eccetera. Mentre al contrario, non l'avremmo neanche vista passare, non ce ne saremmo proprio minimamente accorti. Bene, andate, ascoltate le vostre canzoni e se ci sono queste cose, aggiustate e non mandatele a nessuno prima di averle messe a posto, perché potrebbe essere la canzone più bella del mondo, ma se non si riesce ad ascoltarla per bene, o magari non si riesce proprio ad ascoltarla perché si arrivano solo i primi 5 secondi, vi assicuro che sarà solo tempo che avrete perso e frustrazioni galattiche. Spero che questo video vi abbia aggiunto un altro 5% a tutto quello che sapete già. Se è stato così, date una bella botta like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ah, già che siete lì, cliccate la campanellina, che ultimamente YouTube è un po' più smemorato e si ricorda di mandarvi le notifiche dei video nuovi solo quando gli girano i 5 minuti. Se avete fatto tutto, noi probabilmente ci vediamo al prossimo video. Ciao da Red.